non meravigliarvi, anche un apostolo diceva così, del fuoco acceso intorno a voi come se vi avvenisse qualcosa di strano. Quando cominciamo ad avvicinarci alla vocazione cristiana, quando ci avviciniamo in un luogo dove la luce può realmente risplendere, è come se cominciassimo a entrare in un fuoco, è come se cominciassimo a entrare in una situazione dove tutti i falsi equilibri saranno messi in crisi. Ecco perché voglio rassicurare tutti quelli che si cominciano ad avvicinare al Signore, si cominciano ad avvicinare alla comunità e come primo effetto cominciano ad andare più in crisi, cominciano a perdere le staffe, cominciano in qualche modo a non avere più il supporto di quegli equilibri, non reali evidentemente, che prima li sostenevano. Quindi chi vuole fare sul serio con Dio si prepari a smantellamenti, a sbancamenti, per dirle con le parole del profeta, distruggere, svellere, ecco, queste sono più bibliche, quelle mie sono più tecniche, si prepari, non si meravigli che nel momento in cui inizierà un vero cammino con Dio, Dio non è un imprenditore che per fare una casa gli mette un po' di cose così, gli appiccica un po' i muri e poi l'edificio al primo scuotimento cade. No, Dio preferisce buttarlo tutto a terra, per usare un termine semplice, per costruire qualche cosa che resti nell'eternità. E questo è un concetto che abbiamo bisogno di capire questa mattina, fratelli. Dio è interessato a costruire l'eternità dentro di noi, non è interessato a farci vivere solamente questi 60, 70, 80, ora siamo aumentati come età media, non è interessato a farci vivere solamente questa età così breve e in qualche modo sopravvivere. No, Lui è interessato a farci ricchi nella dimensione eterna. Ecco perché quando ci avviciniamo a Lui, fragili, deboli, in qualche modo sembra che siamo arrivati alla coscienza della fragilità, ma ancora siamo troppo forti e quindi Dio deve permettere crisi, deve permettere situazioni di smantellamento. Ma come abbiamo accennato anche la scorsa volta, sulle ceneri delle nostre risorse risorgerà una potenza nuova. Quindi questa è una buona notizia, perché se Dio manda in crisi i tuoi equilibri perché ti vuole bene, perché non vuole che tu sia un fallimento, Dio è all'opera per costruire degli equilibri nuovi, per darti, per darmi una forza nuova, una forza pulita, una forza ecologica. E in un certo senso, se ci riflettete, i comandamenti di Gesù, così come i comandamenti in genere, i 10 comandamenti, ma i comandamenti di Gesù che erano molto più forti e chiedevano molto di più, dovevano in qualche modo accelerare questo processo, come a dire, dovevano portare in crisi più velocemente chi aveva l'illusione di essere bravo, l'illusione di essere buono, l'illusione di potercela fare da solo. I comandamenti di Gesù dovevano mandare in tilt le persone sincere, perché se già era impossibile mettere in pratica i comandamenti di Mosè, figuriamoci quelli di Gesù. Chi avrà detto stupido al suo fratello andrà all'inferno? Mamma mia, tutti all'inferno. Anche col pensiero, dice, io non gliel'ho detto mai, ci ho mai pensato molto di peggio. Chi avrà guardato una donna per commettere adulterio con lei? L'hanno già scritto, ma anche al contrario, non è solamente l'uomo che può desiderare di tradire. E così via, comandamenti forti perché? Per accelerare questo processo, per portarci alla consapevolezza della fragilità umana. E quindi
per portarci dall'altra parte alle risorse del suo amore. E questa mattina vogliamo prendere spunto da un versetto di Luca, e poi arriveremo a quello che è il verso centrale. Partiamo da questo, Luca 6,32, per fare una piccola dissertazione su questa potenza miracolosa che Dio vuole sprigionare dalla tua vita, dalla mia vita, ed è convinto che può avvenire. E se Dio è convinto, sapete, è difficile fargli cambiare idea. Io ci ho provato. Voi ci proverete pure, ma non si convince. Luca 6,32 esordisce così: se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto più gli interessi. Questo non c'è scritto, però sapete che spesso è così. Ma, verso 35, amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Un attimo, è una scioccante questa parola, ma ci deve fare capire meglio quello che è stato il preambolo di questa riflessione questa mattina. Quando dice se amate quelli che vi amano, qual grazia ve ne viene, significa quale abilità soprannaturale ci vuole per amare chi ti ama, quale grazia inteso in questo senso, non significa quale ricompensa, ma significa quale grazia, quale energia state sfruttando. Un'energia inesistente, perché non ci vuole niente. Oggi è già difficile amare quelli che amano, dico nella normalità, perché oggi siamo arrivati pure a odiare quelli che ci amano, ma nella normalità dovrebbe essere più facile amare chi ci ama, non ci vuole niente. Ma quale grazia, come a dire, quale risorsa state utilizzando? Non state utilizzando qualcosa di granché forte, perché anche chi non ha Dio riesce ad amare chi lo ama, attraverso meccanismi psicologici che non sto qui questa mattina a dirvi. E così, anche se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale cosa di straordinario state facendo? È semplicemente forse uno sdebitarvi. Come quando qualcuno ti fa un regalo e c'è tutta la fome, dice ora che fa, lui fa il matrimonio, che fa, non ci posso fare, non ci posso andare, lui quando ho fatto io qui mi ha dato quello. Anche per una logica razionale, normale, è come se noi ci dovessimo sdebitare quando qualcuno ci ha dato qualcosa. E infatti ci sono quelle persone che invece non vogliono mai restare obbligate con nessuno, che non vogliono regali, non vogliono niente, perché dicono poi significa che c'è a fare un regalo io, no niente, allora preferisco non avere obblighi con nessuno. Ma ancora una volta, dicevo, se facciamo del bene a quelli che ci fanno del bene, è una cosa naturale, umana, non ci vuole nessuna abilità soprannaturale. E ancora, se prestiamo a quelli dai quali speriamo di ricevere con gli interessi, questo sicuramente non è amore. Dico, nei massimi gradi diventa qualcosa di tremendo, sapete bene, ma non è qualcosa, non è una abilità soprannaturale usare le risorse umane. E quello che qui ancora cogliamo è che Gesù, proprio con questa esortazione forte, è come se dovesse portare le persone a scoprire che ci vuole un'energia nuova, ci vuole una forza nuova. Lui è come se stesse dicendo, cari miei, per fare queste cose avete bisogno di un'energia grande, avete bisogno di me per amare i vostri nemici.
Quindi amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Cioè, cosa significa? Cioè che come figli dell'uomo, come figli di Adamo, al massimo possiamo arrivare a fare del bene a chi ci fa del bene, a prestare a chi poi ci dà, a dare a chi ci dà in ricambio, eccetera, eccetera. Ma come figli dell'Altissimo, come figli di Dio, possiamo avere delle risorse diverse, nuove, miracolose, che ci porteranno ad amare i nemici, a fare del bene, a prestare senza sperare nulla, e ad avere un grande premio, ora lo vediamo insieme brevemente, che è un premio già su questa terra, ma che è un premio che si estende al di là di questa terra. In poche parole, date tutto. Avevo sentito quello che Eugenio, mentre che faceva la preghiera, ci ha testimoniato. Evidentemente, di fronte ad affermazioni così forti, gli stessi discepoli andavano in crisi. Che già che non ne azzeccavano mai una, quando non capivano mai una di quello che Gesù gli diceva, né quando gli spiegava cose incredibili, né neanche quando gli dava comandamenti di questo genere. Tante volte dovettero dire a Gesù: ma il tuo parlare è troppo duro, noi non ci arriviamo. Me ne ricordo una di queste, quando, ricordate, il giovane ricco che va a Gesù e tutti quanti dicevano: bellissimo, ora abbiamo un ricco, possiamo... E invece Gesù gli parla, gli dice un sacco di cose, poi alla fine in Marco 10:21 gli dice, guardatolo, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca, vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli rattristato, come? Rattristato? Rattristato di avere un tesoro in cielo, rattristato di seguire Gesù, rattristato di quello che Gesù gli stava dicendo, rattristato perché? Ce lo dice la scrittura. Ma egli rattristato da quella parola se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Come a dire, lui avrebbe forse fatto degli affari, avrebbe sperato di poter prestare con avere interessi, avrebbe dato a chi gli rendeva qualcosa, ma Gesù gli stava chiedendo qualche cosa che era al di là di tutta la sua immaginazione, come a dire, devi prendere tutto quello che secondo te vale e lo devi dare. No, non ci posso mai arrivare. I discepoli scioccati. E poi Gesù fa quella affermazione, se ricordate, al verso 23, Gesù guardatosi attorno disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I miei discepoli già erano scioccati. Gesù gli dice questo e si stupirono, verso 24, di queste sue parole. E Gesù replicò loro e spiegò meglio: figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze, è più specifico qui, la parola di Dio, entrare nel regno di Dio, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ho detto in altre parole, non tanto per un ricco, ma qui è più chiaro, chi confida nelle sue ricchezze, chi si appoggia sulle sue ricchezze, e ricchezze non sono semplicemente denaro, ma tutto quello che noi consideriamo più di valore di Dio può diventare una ricchezza. I discepoli sempre più in crisi. Verso 26, ed esse sempre più stupiti, erano proprio sbigottiti, stavano veramente andando in una estrema perplessità, in un'estrema confusione. Ed essi sempre più stupiti dicevano tra di loro, non avevano più il coraggio di... Però Gesù lo sentiva lo stesso, anche quando loro parlavano per non farsi sentire. Chi dunque può essere salvato? Ma allora la cosa è una cosa impossibile quello che stai dicendo, Gesù, ma questo è pazzesco, ma questo esce fuori da ogni ottica, da ogni logica umana, ma come è possibile, come hai fatto a dire a quel povero ricco questa cosa così brutta, così dura? Gesù, ma sei stato... Com'è possibile? Allora nessuno, allora neanche noi ci possiamo salvare, allora neanche noi possiamo fare un cammino vero. Chi dunque può essere salvato a questo punto, se è così difficile? Gesù
fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini è impossibile. Allora sicuramente questa prima frase diceva: ecco, noi l'avevamo detto che era impossibile, l'avevamo detto che è impossibile, però la cosa non finisce qua, agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E questo non ci deve trarre in inganno, come a dire: Signore, se tu lo rendi possibile, ma perché lo stesso Gesù replicherà in un'altra occasione: ogni cosa è possibile per chi crede. Quindi mettete insieme le due cose e scoprirete che è possibile a Dio, nel senso che la potenza di essere diverso, di poter fare queste imprese incredibili, di amare i nemici, di dare tutto quello che hai, sono opera dell'azione di Dio, cioè vengono dalle risorse di Dio, ma passano attraverso la tua fede, attraverso la mia fede. Come dire, non se Dio mi costringerà a farlo, ma io credo che è possibile e posso imparare ad amare chi non mi ama, a benedire chi non mi benedice, a prestare senza aspettarmi per forza di ricevere, a dare. Mi seguite? Ogni cosa è possibile alla nuova natura che ci viene da Dio. Cioè Dio ci ha dato una risorsa nuova e si aspetta che noi la possiamo fare funzionare. E tante volte sembrerà strano, ma questa risorsa funziona, come ho detto poco fa, proprio nell'impossibile. Quando proprio umanamente non ce la fai più e dici basta, a quel punto viene fuori la risorsa di Dio che dice: puoi farlo. E lì c'è un combattimento, fratelli, perché la nostra mente dice: no, non ce la posso fare mai. La nostra carne, manco a parlarne, no, quanto ti costerà. Ma la fede ti dice che puoi. E lì avvengono questi miracoli incredibili in cui possiamo perdonare, in cui possiamo amare gli altri, in cui possiamo benedirli, in cui possiamo non lasciarci ferire, o meglio, quando siamo feriti, perdonare, benedire. Avvengono questi miracoli che nella vita cristiana dovrebbero essere all'ordine del giorno. Matteo 6:1. Ancora guardiamo una parte di questo messaggio che si aspetta che queste cose, quindi, che la vita di Dio venga fuori da te in maniera miracolosa, non avviene in maniera interessata, non avviene in maniera calcolata, non avviene secondo la logica: io gli faccio questo bene così lui poi mi farà questo, io gli presto così poi gli potrò chiedere quella cosa che lui non mi vuole dare. Vengono veramente da una risorsa che Dio ha messo in noi. Guardate che esortazione che dà Gesù qui, Matteo 6:1. Guardatevi, state attenti dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. Qui Gesù smaschera quello che è l'atteggiamento peggiore che abbiamo, cioè quello di fare il bene per essere notati, per essere guardati, per avere la parvenza del perbenismo, ma non per il bene, non per l'amore, non veramente spinti da Dio. Guardatevi, attenzione a praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro e magari per avere detto: oh, che bravo quello, oh, che bravo impiegato, oh, che bravo, che buono, solamente per questa motivazione. Perché se lo state facendo così, premio celeste, nisba, come a dire, è solamente un meccanismo umano. State rientrando in quella categoria di fare qualcosa per avere l'altra cosa, di fare i bravi bambini per aver detto bravo, non perché veramente lo fate con amore, con convinzione. Quando dunque
E qui la lezione pratica di Gesù. Fai l'elemosina quando dai. Non fare suonare la tromba dinanzi a te. Guardate quanto sto dando. Io sto dando tutto, io sto facendo tutto. E gli altri dicono, com'è bravo quello. Quella è l'unica ricompensa che avrai, gli altri che ti dicono com'è bravo. Ma se scopri una risorsa diversa, che è farlo attraverso l'amore di Dio, che è farlo attraverso Dio, la musica cambia. Non ci sono più le trombe. Non fare suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Qui c'è una malattia tremenda, fratelli. Nell'uomo c'è una malattia tremenda, che è quello di stare sempre attento a cosa dirà l'altro, cosa penserà l'altro, la mia fama, la mia buona reputazione. Siamo legati spesso semplicemente da questi legami. Non ci preoccupiamo tante volte cosa dirà Dio, ma gran parte di tutte le nostre azioni sono legate a cosa dirà quello, cosa dirà mia moglie, cosa dirà quello, cosa diranno gli altri, cosa diranno gli opinion leader, cosa diranno, che dirà la società. Tutta la nostra vita spesso è improntata a cercare di fare bella figura con gli altri. E infatti le crisi tremende di quando fate cattiva figura. Ma come, ho fatto cattiva figura? Non sapevo che era il tuo compleanno. Ho fatto cattiva figura. Quante volte veramente andiamo in crisi tremende per le cattive figure davanti agli uomini? Ma quanto poco ci preoccupiamo per le cattive figure davanti a Dio? Solo perché Lui magari non ce lo fa notare. Non siate come gli ipocriti, che anche quando fanno il bene lo fanno più per tacitare la loro coscienza o per tacitare la coscienza degli altri o per essere considerati benefattori o per essere considerati chissà che cosa. Ma quando fai l'elemosina, e perché dico, Gesù dice, se fate così in verità, io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, come a dire semplicemente la tromba suonata, papà papà, e lui dice, medaglia all'onore. Ma quando fai l'elemosina, quando dai, e non stiamo parlando solamente di soldi, quando dai la tua vita per gli altri, quando dai qualcosa, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra. Non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. Ma la traduzione di questo non è tanto il segreto, ma sia fatta con la forza di Dio, sia fatta con le risorse di Dio, sia fatto con l'amore di Dio, non sia fatto solamente per averne un riscontro, non sia fatto solamente per avere detto bravo. E questo, io credo che anche nell'ambito della famiglia, certo, è bene incoraggiarsi, è bene dire a un figlio che fa una cosa buona, bravo, ma attenzione, se il figlio continua a fare la cosa buona solamente per aver detto bravo, quando non ci sarà più nessuno che gli dice bravo, diventerà un delinquente. Capite quello che voglio dire? Questa sicurezza, questa certezza deve venire da noi, davanti a Dio. Dobbiamo imparare a capire cos'è l'approvazione di Dio nella nostra vita, a fare le cose prima per Lui, anche le cose più semplici. Anche le cose più stupidi. Io cucino a mio marito perché quando arriva è sempre gioioso e mi dice che è buono questo mangiare. Poi un giorno arriva, non è gioioso, è arrabbiato, gli presenti il mangiare e gli dice che non va. E da quel giorno tu dici no, ora non cucinerò più con gioia a mio marito. Come a dire, le piccole cose, farle attraverso Dio prima che per gli altri, per Dio, anche le cose più semplici, fatte nella spinta, nell'amore di Dio, nella certezza che se le facciamo con l'amore di Dio, la ricompensa c'è, indipendentemente dal fatto che gli altri ci daranno la medaglia. Questo è un principio importante di maturità che questa mattina stiamo cercando di vedere assieme. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà
la ricompensa. La ricompensa, che come abbiamo detto è una ricompensa in terra, perché crescerà la tua capacità di amore soprannaturale, la tua capacità di pace soprannaturale andrà crescendo, diventerai sempre più risplendente. Ma non solo su questa terra, perché anche quando tu diventerai più risplendente, non sempre gli altri ti batteranno le mani, anzi qualcuno dirà: spegnete quella luce. Quindi la nostra vita è nascosta con Cristo, ci ricorderà l'Apostolo in Colossesi, ma quando Cristo nostro sarà manifestato, allora anche tutto quello che è fatto in Lui, anche noi saremo manifestati con Lui. Quindi la ricompensa è in parte su questa terra, qualcuno si renderà conto di quello che fai, ti apprezzerà, ti amerà, ma molti non se ne renderanno conto. Forse proprio quelli che tu vuoi che se ne rendano conto non lo capiscono. Ma la ricompensa vera è quella che viene. Sapete che c'è un giudizio retributivo, sapete che non tutti saremo nelle stesse situazioni nella salvezza. È il penultimo verso questa mattina che ci parla ancora, ci fa capire la ricompensa che Dio ci dà quando cominciamo a esprimere queste risorse soprannaturali. Diceva pure Luca 14:12, era questo il verso da cui Dio ha cominciato a parlarmi, poi ci ho costruito un po' un sandwich sopra e sotto. Diceva pure a colui che lo aveva invitato: sono contento che mi hai invitato, però ti vorrei dare un suggerimento. Quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi. E chi devo invitare? Quello se l'avrà guardato, dice: Gesù, ma che stai dicendo? Come lo invitare? Mi stai dicendo di... Questo è normale che io faccio questo. Ma gli voleva insegnare una cosa importante, che questa mattina lo Spirito Santo vuole ancora insegnare a noi. Perché essi potrebbero a loro volta invitare te. Quindi come a dire, sdebitarsi: tu hai invitato me, io invito te, facciamo uno scambio in cui diventa pure piacevole. Una volta venga a cena a casa tua, poi tu vieni a casa mia, facciamo uno scambio, non c'è niente di male. Però attenzione, la lezione è più grande, quindi loro a loro volta potrebbero invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, zoppi, storpi, ciechi. E sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti, il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. È chiaro quello che tra le righe questa parola questa mattina ci vuole fare comprendere. Noi spesso ci colleghiamo semplicemente, ed è bello che ci colleghiamo in un rapporto di relazione, ma che questo rapporto non diventi do ut des, io ti do perché tu mi dai, io porto a te così tu mi ricambi. Lì noi non sperimenteremo mai la soprannaturalità. Lì faremo certo dei bei conviti, ci inviteremo, eccetera, ma c'è qualcosa di più grande. Dio ci vuole fare sperimentare qualche cosa di grande, soprattutto ci vuole fare sperimentare il suo amore, che è un amore che dà senza aspettarsi niente. Ecco perché dice: invitate non i vostri amici. A questo punto non è che lo prendete alla lettera e da questo giorno non invitate più fratelli, parenti, eccetera eccetera, che qualcuno in maniera troppo rigida, ecco, dico io così mi sono liberato da tutti i miei impegni familiari. No, non è questo che vuole farci capire la scrittura, ma è di cominciare a usare una spinta, una risorsa, un amore che viene fuori senza aspettarsi un contraccambio. Come a dire, cominciate a capire che il contraccambio non è
quello che gli altri ti possono dire, non è quello che gli altri ti possono dare, ma il contraccambio viene dall'avere scoperto questo tipo di amore, che è l'amore di Dio. E allora lì chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato. Esprimi questo amore in situazioni dove non ti devi aspettare che venga contraccambiato. Ama, semplicemente spinto da questo amore di Dio. Dai, spinto da questo amore. Visita, spinto da questo amore. Cerca l'altro, ma non per essere cercato. Ed è incredibile, io vi invito a sperimentarlo. Quando siete di fronte a qualcuno che non vi può dare niente, è come se cambiasse l'ottica perversa della nostra mente, che ragiona più o meno così: cosa mi può servire? A che cosa mi può servire questa persona? A che cosa mi può servire questa conoscenza? In tutti i sensi. Mentre diventa un sentimento nuovo: io posso servire con l'amore di Dio. E scoprirete un trasporto incredibile verso persone che non possono darvi niente, verso gli ultimi, verso i deboli, verso gli abbandonati, verso gli emarginati. Sentirete un trasporto, un amore di Dio grande. E questo, a prescindere dal bene che potrete fare, diventerà una lezione per voi, diventerà la scoperta di un sentimento nuovo, che è quello di Dio. E chi opera, concludendo, chi opera spinto da questo amore, non si accorgerà neanche di fare il bene. Questo amore, quando verrà fuori da te, tu neanche ti rendi conto di quanto potrai dare agli altri. Perché non sei lì che ti scrivi: oggi ho dato questo, domani ho dato questo più questo, quindi quasi dire: Signore, mi aspetto una ricompensa. Ecco, io sì ho detto che ci dobbiamo aspettare una ricompensa, ma quando ami di quell'amore non te ne accorgi neanche, già la ricompensa ce l'hai, perché stai partecipando al cuore di Dio, stai sentendo l'amore di Dio, stai sentendo la compassione di Dio. E quindi, come in Matteo 25:34, quando c'è quella grande visione del re che dirà a quelli della sua destra: venite voi benedetti dal Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. E giusti diranno: ma quando, Signore? Quando mai ti abbiamo veduto avere fame e ti abbiamo dato da mangiare, o avere sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione, o siamo venuti a trovarti? E il re, rispondendo, dirà a loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Alziamoci in piedi. Perciò, con le parole di Paolo, in Prima Corinzi 15:58, perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Che le risorse umane decadano,
se stai vivendo, che se stai impegnandoti solamente per avere l'approvazione degli altri, che tu vada in crisi. E infatti ci sono persone, io le incontro ogni giorno, che hanno come sviluppato un atteggiamento apparentemente altruistico, si occupano sempre degli altri, vogliono fare tutto per gli altri, ma non sono arrivate invece a scoprire che odiano tutti. E spesso, sapete, noi facciamo il contrario di quello che abbiamo dentro. In termini psicologici si chiama formazione reattiva. In qualche modo tu è come se sei più dolce proprio perché vorresti ammazzare una persona. Allora ti devi nascondere, fai il contrario di quello che ti viene dentro. O quelli estremamente puritani che invece hanno un desiderio incredibile per tutto lo sporco, di tutti i generi. Però all'esterno sono tutti puritani. In realtà Dio ti porterà a scoprire lo sporco, ti porterà a scoprire l'odio, ti porterà a scoprire l'intolleranza che c'hai dentro, per poi sostituirlo con l'amore vero, che può amare persino chi è nemico. E allora questa mattina potremmo anche noi con i discepoli dire: Signore, ma è impossibile quello che ci chiedi. Ci sentiremmo questa risposta, come Gesù la desse: quello che è impossibile a te, Dio lo ha reso possibile. E la parola di Gesù: tutto è possibile a chi crede. Quindi Dio ti chiede questa mattina di credere, non di sentire. Sarà difficile sentire che tu puoi amare quando sei andato in crisi totale e non sopporti nessuno, non sopporti neanche te stesso. Forse prima, quando ti illudevi di amare, pensavi di poter dare agli altri, potevi fare qualcosa. Quando sei arrivata a questa verità brutta, che è l'impotenza umana, hai detto: mamma mia, ma io non sopporto nessuno, non sopporto mia moglie, non sopporto i miei figli, non sopporto... E hai pensato: a questo punto è finita. No, Dio dice: a questo punto cominciamo a scoprire l'amore vero, cominciamo a credere. Ma non lo sento, Signore. E Dio ti dice: ma puoi crederlo sulle ceneri, sui fallimenti del tuo sforzo d'amore nascerà un amore miracoloso che ti porterà a dare la vita per i tuoi amici, perché questo è l'amore di Gesù, questo è l'amore che nel tuo cuore, questo è l'amore che nel mio cuore, e Dio lo vuole fare venire fuori. Permetterà circostanze nella tua vita, permetterà situazioni particolari. Perché? Perché questo amore venga fuori. Questa è la potenza più grande dell'universo. E vogliamo ringraziare che il Signore ci ha messo dentro questa potenza. E se ce l'ha messo dentro, ci può chiedere di scoprirla e di usarla. Se non ce l'avesse messa dentro, ci chiederebbe cose impossibili, improponibili. Ma poiché Lui ci ha dato questa potenza, noi possiamo credere e cominciare a vedere questo miracolo. E questo sarà uno scacco matto per il diavolo, il quale invece vuole legarci al nostro passato, legarci alle ferite che abbiamo avuto, legarci alle maledizioni che abbiamo ricevuto, legarci alle trappole in cui ci ha fatto cadere e dirci: non ne puoi uscire più, non è vero, è una menzogna. Ma hai bisogno di crederlo, non di sentirlo, perché in certi momenti la trappola sarà così presente in te che dirai: ma sono proprio intrappolato, sento tutto nero, vedo tutto nero, immagino tutto nero. E Dio ti dirà: credi e vedrai la gloria di Dio. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie, Signore, perché Tu sei il Dio dell'impossibile. Ma grazie, Signore, perché questa potenzialità ce l'hai trasmessa. Grazie perché hai fatto abitare in noi le tue ricchezze, e se questa mattina ci spingi a usare qualcosa di nuovo è perché tu ce l'hai donato,
E se qualcuno ancora si rende conto di non poterlo fare, Signore, forse non è ancora neanche entrato in una relazione vera con Te. E io Ti chiedo, Signore, che chi ancora si basa sulla propria giustizia, chi si basa ancora sulla autogiustizia, possa in questo momento ravvedersi, possa pentirsi, possa decidere veramente di venire a Te con la sua fragilità, col suo peccato, e ricevere questa capacità nuova da Te, ricevere questa forza nuova dal Tuo Spirito, dalla Tua potenza, dalla Tua presenza. Sì, Ti prego, Signore, perché questo possa essere una forza nuova nella nostra vita, un'energia nuova per affaticarci, per spendere ed essere spesi per gli altri, Signore, per poter vincere quegli ostacoli, quelle barriere che il diavolo ci ha costruito di impotenza, di situazioni secondo noi impossibili da superare. Ma grazie perché Tu ci rendi possibili. Grazie perché possiamo ogni cosa in Te che ci fortifichi, Signore. Grazie Padre, Ti prego per tutti questi miei fratelli, per queste mie sorelle, in questo processo di trasformazione, Signore, di metamorfosi. Signore, Ti prego che non si scoraggino, che Ti prego che quando arrivano alle fragilità possano sperare, credere e realizzare la potenza Tua che si dimostra perfetta nella nostra debolezza. Grazie Padre, nel nome di Cristo. Amen.